Nel senso che i combattimenti erano praticamente a contatto pieno, KO e cose di questo genere. Quando arrivavamo davanti alla palestra in via Piacenza 8 a Milano, del maestro Shirai, dove andavamo due volte alla settimana a fare allenamento, non c'era volta che giunti davanti alla soglia della palestra ci guardassimo in faccia e dicessimo: scusa, torniamo a casa, perché per dirti il clima. Siamo nel 1965. Il karate in Italia era in una fase un po' di stallo, di generale confusione. Alcuni maestri erano invitati già dal grande Malatesti, c'era il maestro Yoshinao Nambu che insegnava Shotokan anche lui in Italia, c'era il grande avvento del judo. E il karate iniziava i primi albori a saltare fuori. Fino a quando il maestro Fassi invita dei rappresentanti della JKA in Italia. Vengono dei grandissimi nomi, Kase, Enoeda, Kanazawa, e tra questi grandi c'era anche un ragazzo molto promettente. Siamo a Milano, questo tour porta questi grandi maestri dall'Europa in Italia, vanno al Palalido di Milano dove fanno una mega manifestazione, una grande presentazione del grande karate che poi sarà il grande karate italiano. Tra questi grandi personaggi spicca un nome d'eccezione, Shirai. Sensei Shirai nasce nel 1937 a Nagasaki. Pensate che allo scoppio della bomba atomica aveva 8 anni. Pensate che trauma già un bambino di 8 anni vivere un'esperienza drammatica del genere. Comunque il maestro dopo questi anni vive nell'isola di Kyushu e fa una vita da ragazzo abbastanza spensierata per gli anni che erano del dopoguerra, quindi vive diciamo al mare, nei boschi, una vita abbastanza tranquilla per quegli anni. Finita la guerra iniziano degli anni difficili, comunque il maestro riesce a finire la scuola, va all'università, frequenta l'università di Komazawa, che è tra l'altro l'università Zen. Questa fase dell'università Zen, un'università buddista, lo avvicina molto a un maestro particolare che era Sawaki, maestro Zen che gli dà una dottrina particolare e lo forge in una mentalità unica molto vicina all'arte Zen. Non si avvicina subito alla pratica del karate. Nel 53 lo scopre il karate, ma facciamo un passo indietro. Inizia a fare il judo, il kendo, come quasi tutti i ragazzi giapponesi di quell'epoca. E tra l'altro si avvicina anche al baseball. E al basket. Vista l'influenza americana. Solo nel 53 scopre il karate attraverso un filmato dell'epoca della JKA e a quel punto si innamora del karate, va sotto il maestro Nakayama già dal primo anno di università. Il ragazzo è promettente, è un genio, è un fenomeno. Nel 58 vince i campionati a squadre, nel 59 vince un campionato JKA piazzandosi terzo. Nel 60 inizia il corso istruttori e quello che lo porterà veramente all'apice della sua notorietà sarà nel 62, quando vince sia kata che kumite sempre al primo posto. Nel 63 diventa maestro di karate. Inizia il tour con gli istruttori JKA in giro per il mondo, va in America, viene in Europa, Belgio, quasi tutte le nazioni europee, fino ad arrivare in Italia, come vi ho elencato prima. Pensate negli anni 60 il boom e la novità di questi personaggi. Film di Bruce Lee. Quindi già la gente galvanizzata da questi film eccezionali che vedeva al cinema e poi dal vivo. In una delle città più florenti d'Italia dell'epoca, questi personaggi fanno questo ingresso al Palalido. Un successo
sicuro, un successo conclamato. Queste nuove tecniche, questi modi di combattere, questi calci che non si erano mai visti, questi urla, questi chiai, queste posizioni, questi kata, queste applicazioni entusiasmavano il pubblico. Da lì in avanti si è fatta storia. Shirai doveva rimanere solo 6 mesi con un contratto temporaneo al Jigoro Kano, invece poi si stabilisce tutta la vita, per fortuna per noi italiani, qui in Italia. Dopo varie vicissitudini, federazioni e cose, diciamo, politiche tra virgolette, nell'89 fonda la FITA, che addirittura a suo seguito ha un seguito di 500 società, 25.000 iscritti e addirittura 1.000 tecnici che sostengono il maestro. Un successo fuori dal normale sia in Italia che all'estero, e poi tutto il resto è storia. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questo video. Chiaramente, per illustrare tutta la vita e tutta la grandezza del maestro Shirai non basta un semplice video, bisognerebbe fare più video dedicati proprio come una vera biografia al grande maestro. Questo video ho voluto illustrarvi la parte giovane, la parte curiosa di questo giovane sensei che viene in Italia nel 1965 e porta questa ventata di freschezza. È stato veramente un grandissimo della storia, e lo è un grandissimo della storia del karate in Italia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mettete un like e aspetto i vostri commenti positivi e sempre costruttivi. Seguitemi sui miei canali social, Facebook, TikTok, Instagram. Ciao dal Tempio Massimo.